con la nostra trasmissione In Salute per parlare di salute, per parlare di benessere, per migliorare la nostra vita quotidiana ma anche il nostro stato di salute. È ancora con noi Lorenzo De Mani, massofisioterapista del Novara Calcio. Abbiamo parlato di massaggio sportivo ed è veramente un termine non è molto italiano, incuriosente questa attività. Ma io entrerei proprio nel concreto. Quali sono i benefici del massaggio sportivo? Ma allora, il massaggio sportivo inteso come massaggio fatto ad un atleta che sta per iniziare un allenamento o una gara, praticamente è quello di alleggerirgli quelle sensazioni che il corpo ti dà sulle tue gambe. Quindi stiamo parlando di calcio a questo punto, no? Per cui il massaggio è prettamente utilizzato e mirato proprio per andare a eliminare queste contratture, quindi stiamo parlando di muscoli che ti danno un rilascio non elastico nella camminata, anche soltanto naturale, quindi normale. Il massaggio mira ad eliminare queste situazioni di avere questi indolenzimenti, questi indurimenti muscolari non performanti, e quindi la nostra mira è quella di, facendo stretching e facendo il massaggio, di liberare le gambe da questa sensazione e far sì che questo motore rimanga bello brillante, bello... Te hai detto una cosa un po' particolare, di sentire le gambe leggere, ma questa è una sensazione non solo fisica ma anche psicologica. Il massaggio sportivo e poi il massaggio anche in genere, in qualche modo contribuisce anche all'aspetto psicologico, cioè ad esempio a sentirsi più sicuri, più leggeri ad esempio? Ma sì, allora ritornando al discorso che praticamente con il tuo compagno di squadra, mettiamolo in questo senso, perché poi dopo entri dentro entrando dentro in questo ambiente in punta di piedi, poi diventi uno di loro, quindi il mister non ti farà mai giocare perché non sei... hai piedi al contrario, però per l'atleta sei uno di loro, ok? Per cui tieni presente che nella pratica, nella disciplina del massaggio, il parlare, l'interloquire con lui è anche una sorta di rilassamento mentale che gli fai fare, perché chiaramente i discorsi saranno quelli non della partita per mettergli addosso l'ansia, roba del genere, ma sarà quelli domenica siamo liberi, andiamo a fare una grigliata, cioè, o bene o male, sai, gli argentini in quasi tutti i campionati esistono, per cui la mira è quella poi di tirare lì anche gli altri e fare la conversazione. Il rilassamento avviene anche facendo la chiacchiera al di fuori di quello che è l'ambiente calcio, perché stai già dentro tutti i giorni, sei dentro fino a che l'arbitro non fa i tre fischi. È praticamente un lavoro quello del giocatore di calcio, inizia la mattina e finisce la sera. Assolutamente sì, assolutamente sì. È vero che uno dice, vanno lì al campo, non so, allenamento pronti alle tre, vanno lì al campo magari un'ora e un quarto prima, alcuni vengono magari anche un'ora e mezza, due ore prima, un po' per fare convivialità, un po' per fare la chiacchiera, un po' per chi viene prima a fare le terapie, appunto perché è già un diktat con multe salatissime dentro nello spogliatoio, e poi chiaramente quando arrivano gli altri viene fuori una chiacchiera da bar, però in quelle due ore, tre ore che si sta lì sul pezzo, come si dice in gergo, chiaramente la mente, il corpo è concentrato. Fermo e concentrato in quello che devi fare, proprio perché il mister ti richiede una prestazione, il preparatore atletico ti richiede una prestazione, le fasi di gioco che vengono sviluppate con i mister sono tutti quanti messi alla carta, minuti, secondi e minutaggio per potersi dissetare, perché è tutto quanto scritto a carta, per cui devi tenere presente che con le due ore e mezze, tre ore, l'atleta veramente è messo sotto stress. Poi possiamo star qui a parlare, guadagnano tanto, guadagnano poco. Non è questo che a me interessa dal punto di vista della salute. Io credo che siano in qualche modo blindati, nel senso che avranno un preparatore atletico che li allena, avranno delle diete alimentari specifiche sotto gara, dovranno tenere determinati comportamenti, e sicuramente tutto questo secondo me può anche creare tensione, soprattutto magari prima di una partita importante. Certo. Ecco perché io vedo il massaggiatore sportivo, a questo punto mi sono fatto questa idea, che da una parte interviene sul corpo, cioè interviene con il massaggio per decongestionare, per tonificare, per liberare, diciamo, dell'energia, per preparare in modo atletico. Dall'altra parte però è proprio attraverso quel massaggio che in qualche modo si crea una sorta di
legame, certo, che lo porta anche a liberarsi mentalmente di quella che può essere la tensione. È quindi verissimo. Il massaggio in qualche modo serve anche, certo, certo, a liberare delle... È centrato perfettamente il lavoro che si svolge negli spogliatoi durante la settimana e comunque anche pre-gara, perché non so se hai occasione di vedere qualche partita, molti giocatori pre-gara hanno le cuffie, si ascoltano la musica, si esulano dal contesto che troveranno fuori nel rettangolo verde, ma in quel contesto praticamente stanno andando a richiedere dal barile voltaggi maggiori per poter essere più bravo degli altri, più bravo degli avversari. Noi chiaramente nello spogliatoio cerchiamo di mantenergli individualmente queste situazioni. Se uno vuole fare il massaggio pre-gara con le cuffie, non è che gli dico no, togliele perché non, cioè, è maleducazione. No, assolutamente. Lui in quel momento può fare quello che vuole, perché è giusto che lui dentro di sé ricavi il meglio, perché fuori dia il 110% della performance. Per cui il massaggio pre-gara non è un massaggio di quelli che magari devono essere rilassanti. Il massaggio pre-gara è un massaggio che deve essere tonico, deve essere veloce, deve essere rapido, deve essere avvolgente, deve essere molto 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 rapido per poter portare più ossigeno possibile ai muscoli, quindi a livello comunque cutaneo, perché poi tramite i capillari e la microcircolo porti più ossigeno ai muscoli, perché poi fuori col preparatore atletico nella performance di preparazione pre-gara abbia e dia già al massimo lì, capito? Che differenza c'è tra un massaggio defaticante e uno decongestionante? Ma guarda, solitamente decongestionante, se vogliamo parlare e prendere la parola decongestionare, diciamo che il massaggio decongestionante potrebbe essere, per me, per la mia maniera di vedere le cose, potrebbe essere il linfodrenaggio, che decongestiona praticamente il panicolo cutaneo da un ristagno che magari i linfonodi, in seguito magari, come abbiamo accennato precedentemente, per via degli interventi chirurgici particolari, quindi ci sono questi anestetismi. Allora il decongestionamento è un massaggio molto leggero, di spremitura, che serve per portare nelle stazioni linfonodali più liquido possibile per il riassorbimento. Mentre invece un massaggio decontratturante non te lo auguro, perché fa un male devastante, perché purtroppo i muscoli contratti sono molto dolorosi ed è già l'atleta stesso che ti dice, dopo magari che hai fatto il primo frizionamento per cospargere la parte da trattare con la crema piuttosto che con l'olio da massaggio e quant'altro, magari l'atleta dopo un 5-10 minuti che inizi a lavorare sulla gamba, perché cioè, non è bello iniziare subito con uno che ti pianta dentro un dito e ti fa un male della Madonna, per cui inizialmente inizi con un massaggio di frizionamento per scaldare la parte, quindi per irrorarla di sangue, poi man mano vai sempre più in profondità. Ci sono alcuni atleti che magari dopo 3-4 minuti che gli accarezzi la cute per cospargerlo della crema, per poi appropriarti della parte bella calda per massaggiarla realmente, si girano e ti dicono: quando hai finito di fare la pizza mi fai il massaggio? Vabbè, aspetta un attimo che prima ho bisogno di portare sangue. Per cui, cioè, se all'atleta non gli fai un massaggio bello profondo, quindi anche con dolore, è come se neanche gli avessi fatto il massaggio. Cioè, e quindi il massaggio, questo tipo di massaggio richiede forza, richiede magari a giocatori che magari hanno una però notevole... Questo tipo di massaggio si fa a una persona che è un atleta, uno sportivo, che ha tutti gli effetti? Ma diciamo che è sì per un atleta, però tu devi immaginare che uno che lavora in banca è 8 ore al computer, quindi seduto magari, sì, in posizione mouse e compagnia bella, che ha la schiena che è tutta bella contratta. Sì, contratta. Abbiamo fatto una radiografia, una risonanza magnetica, non c'è niente di patologico tipo protusioni, ernie, cose di questo genere, ha una contrattura muscolare sui paravertebrali. È normale che inizieremo magari di primo acchito magari con un massaggio superficiale di rilassamento. Poi chiaramente la differenza tra un massaggio e un massaggio rilassante è quello che uno magari fa una o due prestazioni da te, poi ancora mal di schiena, va da un'altra parte, dall'altra parte magari gli entrano col gomito, perché il massaggio miofasciale si può fare anche in questo sistema, gli fa un male dell'accidente, il giorno dopo si sente benissimo, notevolmente meglio, ritorna ancora da lui a fare il massaggio, è ovvio. Però a questo punto il massaggio si può fare a qualsiasi età? Cioè adesso vedo gli atleti, sono tutti relativamente giovani, cioè non relativamente, sono giovani, soprattutto i giocatori di calcio, iniziano poi magari da bambini e vanno, sì, avanti.
fino ai 40 anni, cioè io ormai sarei oltre, per cui il massaggio viene fatto, in particolare il massaggio sportivo, viene già adottato ad esempio in quelle squadre professionisti di bambini e va avanti fino alla fine della carriera sportiva, oppure ci sono delle fasce d'età mirate, specifiche e massaggi diversi a seconda che sia un bambino che fa il calciatore, il pulcino, sì. Piuttosto che il professionista? Ma guarda, ti dirò sinceramente che avendo la possibilità di avere uno studio privato, ne vedi il genitore apprensivo che quando il bambino magari non fa la stessa performance di qualche 15 giorni prima si allarma perché oddio che cosa sarà mai successo, loro te lo portano per chiederti consiglio e tutte queste cose qua, per cui devi tenere presente che purtroppo oggi perché la televisione ti fa vedere determinati input e ti dà determinati input, anche questi bambini cercano sempre di assomigliare il più possibile al giocatore al mito. Ecco, e quindi praticamente anche la loro prestazione cerca sempre di essere migliore degli altri coetanei. A volte si perde il senso del gioco per diventare competizione, esatto, già da bambini. Esatto, e quindi tieni presente che già a quell'età comunque quando qualche bambino ha le gambe magari un po' affaticate, poi dorite, il genitore allarmato te lo porta, il massaggio glielo fai, chiaramente non avrà la stessa consistenza di un adulto perché purtroppo alcuni genitori non capiscono che i bambini crescono e alcuni di questi dolori sono dati comunque proprio a uno sviluppo che il bambino naturalmente deve avere, però io consiglio sempre in questi casi al bambino stesso, che al genitore cerco di dargli meno corda possibile perché sennò diventano gli arbitri del bambino, quindi già i manager del loro bimbo, di fare e di dedicare parecchio tempo allo stretching perché purtroppo essendo in una fase di crescimento e sviluppo più il muscolo rimane ad allungato e quindi elastico, più le ossa cercano e hanno più possibilità di allungamento senza dare danni. Velocissimo, il massaggio va sempre comunque fatto da una persona esperta? Io direi di sì. Ecco, evitare i cinesi, via. No, evitare, non diciamo i cinesi, ma evitare le persone che comunque non hanno, si improvvisano massaggiatori. Sì, bisogna sempre assicurarsi che la persona a cui ci si rivolge sia un esperto del settore. Assolutamente sì. Grazie per essere ma stato prego, con ci noi. Mancherebbe, grazie a voi. Grazie, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.